Angelillo al Manzoni con l'anno prossimo alla stessa ora, e la stessa ora scoccherà a novembre. Perfetto. Raccontaci un attimo di questo spettacolo. È una commedia molto bella, molto divertente e molto commovente. È molto intelligente anche, perché Bernard Slade, che è l'autore, scrive veramente, veramente bene. C'è uno humor molto anglosassone, intelligente. E niente, la commedia sono questi due amanti, Doris e George, che si incontrano ogni anno alla stessa ora, nello stesso motel, nella stessa camera, questo per 24 anni. E con, tramite i loro racconti noi riusciamo a vedere anche quello che succede fuori, al di là del loro microcosmo, che è la loro stanza. Quindi l'evolversi della loro storia è parallela all'evolversi della storia americana, poi, perché comincia dagli anni 50 fino a metà degli anni 70. Quindi il tempo scorre, le mode cambiano, la musica cambia, loro invecchiano, ma non invecchia il loro amore, però, perché il loro amore è giovanissimo, perché se tu fai il conto, in 24 anni, se ti vedi una volta all'anno, insomma, stanno insieme da 24 giorni, quindi è fantastico. E sono con Blas Rocarei, con il quale ho già lavorato, ho fatto altre, sono felicissima di lavorare con lui, ci troviamo molto bene, è un bravissimo attore, oltre che una persona molto simpatica, e con Carlo Alighiero, che farà la regia. Dove altro ti vedremo questa stagione? Guarda, quest'altra stagione probabilmente vi vedrete in un altro teatro, al Teatro Ghione probabilmente, con uno spettacolo che io amo alla follia, un testo bellissimo di Roberta Schell con Paolo Triestino. E dovrebbe andare tutto ok, ecco. Speriamo. Allora, riparliamo domani sera. Esatto. Allora, invece cinema, televisione, qualcosa in programma? Beh, cinema sinceramente no, in programma non c'ho nulla, anche perché col cinema è da un bel po' che non lavoro, diciamo che la mia vita è soprattutto in teatro e in televisione, che ho fatto insomma questa esperienza di tale quale, molto divertente. Vediamo cosa viene fuori oltre al teatro. Quindi diamo un appuntamento finale per lo spettacolo. Sicuramente vi aspetto tutti al Manzoni a novembre. Con me, con Blas Rocarei, l'anno prossimo alla stessa ora, una commedia di Bernard Slade divertentissima e molto poetica e romantica.